La gravidanza è un periodo meraviglioso, ma stare comoda quando sei incinta può essere difficile. Puoi provare qualsiasi cosa, è come un circo. Ma è bello avere un marito amorevole, pronto ad aiutarti. Ma a volte anche lui ha bisogno di riposo. Magari leggendo un libro ai piedi di sua moglie. In effetti è un'ottima idea. Usare le spalle di Jack come poggiapiedi? Non gli dispiace. Ma non per molto. È meglio usare un grande orsacchiotto. Wow! È enorme! È morbido! È il miglior cuscino per le donne incinte. È bello e comodo. Penny è così affamata che le donne incinte tendono ad avere voglie di cibo molto strane, soprattutto di cibo dolce. Ma anche mangiare a volte diventa noioso. Quanto cibo! Ma non va bene niente. Voglio qualcosa, ma non so nemmeno cosa. È così triste. Ai! Cos'è? Oh, mio marito sa come tirarmi su il morale. Ha inventato un gioco divertente. Fai girare la ruota e mangi quello che ottieni, insieme a qualcosa di dolce. Bello! Grande idea e molto divertente. Proviamo? Oh, un limone! Andrà bene con la Nutella. Pare che sia davvero buono. Allora, secondo round. E questa volta sarà... salame! Il panino perfetto. Ma al posto del pane ci sono i marshmallow. Wow, la combinazione perfetta. La gravidanza è l'unica cosa che possa giustificarlo. Let's go! Bene, andiamo! Allora, pollo con le caramelle gommose. Che aspetto fantastico! E che buon sapore! Curare se stessi è molto importante. Se non ti prendi cura di te stessa, chi lo farà? Spazzoliamo i capelli. Ma perché ci sono dei magneti? Lo scoprirai presto. Ritocchiamo le sopracciglia. Oh, il telefono sta squillando. Puoi dimenticarti di tutto quando parli con la tua migliore amica. Oh, è caduto. Come li raccolgo ora? Quando hai un grosso pancione sembra impossibile. Ma abbiamo un trucco magnetico. Prendi una canna da pesca con una punta di metallo. E vai a pescare! È divertente e non hai bisogno di piegarti. Probabilmente dovremmo brevettare questo metodo. Quella canna è proprio utile. La lascerò qui per ora. Oh, mio marito va a pescare? Beh, dovrà comprarsi una nuova attrezzatura da pesca. Una grossa pancia rende la vita così difficile. Anche raggiungere il telefono è un grosso problema. Ma ecco la soluzione. Il pulsante chiama marito. Tutto quello che devi fare è premerlo. E tuo marito arriverà alla prima chiamata. Ovunque sia. E cosa puoi fare? Il dovere chiama. Ecco il suo cavaliere dall'armatura splendente. Le darai il telefono. Era una missione molto seria e molto importante. Una passeggiata all'aria fresca è proprio quello che ha ordinato il dottore. Ma c'è solo uno svantaggio. Ci si stanca rapidamente. Gli uomini non possono capirlo. Che succede? Basta, non ce la faccio più. E questo significa che la donna incinta inizierà ad arrabbiarsi. Proprio come una bambina capricciosa. Dobbiamo fare qualcosa. E dalla faccia di Penny, Jack l'ha fatto. Wow. Tirare tua moglie su uno skateboard? È una grande idea. È un ottimo modo per girare. E nessuno si stancherà. Una serata tranquilla a casa. Ah, ecco mio marito. Ho così tante cose da dirti. Che giornata emozionante. E ora un bel abbraccio. Ai! Colpire il mignolo è così doloroso. Ora il marito però ha altro da fare. Vuole circondare Penny con calore e cura. Deve prendersi cura di sua moglie. Quindi una montagna di cuscini e un casco da bicicletta sono una grande idea. Ecco, ora sei al sicuro. Però non puoi muoverti molto con questa tuta. Oh oh.
Ora il marito deve andare al lavoro. E non importa quanto sia importante. La richiesta di aiuto della moglie incinta è molto più importante. Tutto può aspettare, tranne questo. La dieta di una donna incinta dovrebbe essere sana ed equilibrata, compresa la colazione. Ma sembra che il marito stia cercando di sabotare le cose. Un'intera montagna di fast food. E Penny è disgustata solo al guardarlo. L'odore la fa stare male. Ma Jack non se ne accorge. Patatine? Questo è troppo! Oh no, quello scricchiolio è insopportabile! Va bene, vuoi la guerra? Asciugacapelli e patatine sono incompatibili! Ma Jack era preparato a questo! E ne aggiunge un altro po'! Penny dovrà trovare altri metodi. E tira fuori le grandi armi. Niente più cibo spazzatura. Devi controllare il tuo peso in gravidanza. E Penny ha tutto sotto controllo. Ma non è facile vedere i risultati. Perché il pancione si mette in mezzo. È così bello poter usare la tecnologia moderna. Puoi semplicemente fare una foto alla bilancia. E ora puoi vedere tutto. Che fantastico trucco. Anche Jack ha bisogno di rilassarsi. Costruire una torre di domino lo aiuta a riordinare i pensieri. Ma... come al solito, il pulsante di chiamata si accende nel peggior momento possibile. Ah, che seccatura! Ma non può farci niente. La moglie attende. L'organizzazione della festa per il bambino sta andando alla grande. Penny e le sue amiche stanno pensando a cosa fare alla festa. Beh, riguardo ai regali, è semplice. Penny ha già fatto una lista dei desideri. Wow, è molto utile! Niente più regali inutili! Fare foto ogni mese di gravidanza con lo stesso costume da bagno? È così figo! Puoi guardare la tua pancia crescere! Terzo mese? Nono mese? Ma a un certo punto il costume da bagno potrebbe non reggere più. Ups! Oh, Jack è scappato! Sta andando in campeggio in montagna. Ma le escursioni dovranno essere rimandate perché Penny sta chiamando. Ti sono piaciuti i nostri consigli sulla gravidanza? Conosci altri trucchi? Scrivili nei commenti. Metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Non perdere nuovi sketch sulla gravidanza su TrumTrum Select.